Amici, buon pomeriggio. Quest'oggi siamo in compagnia di Paolo Danna, che è un grandissimo attore, e siamo nel suo quartier generale a Malgrate, spero si possa dire, io sono partito così. E da qui vogliamo raccontare un po' la vita di Paolo, perché comunque lui ha tantissime produzioni in auge. E sono 40 anni di carriera, non solo da attore, ma anche da autore, poi appunto ce ne parlerai. E poi siamo qui perché hai davvero tantissime date in programma, una quarantina, e infatti nel dietro le quinte gli ho chiesto se le sapesse a memoria, no, giustamente a memoria non se le ricorda, ma è giusto così. E quindi ti vedremo girare un po' nel nord Italia, però vorrei lasciare la parola a te, così ci spieghi anche con quale spettacolo girerai il nord Italia. So che è uno spettacolo a cui tieni particolarmente e che senti particolarmente, e se non erro è proprio quello di Pierpaolo Pasolini. Caravaggio anche sicuramente. No, allora io il mio tour è già iniziato, diciamo, un po' lentamente in questi primi mesi, diciamo, invernali. Da gennaio 2024 è iniziato il mio tour. Diciamo che entra nel vivo a partire da maggio. Da maggio praticamente entriamo proprio in quella che possiamo dire la stagione teatrale, che è fortemente oramai da noi quella più estiva, che arriva a settembre-ottobre, ecco, insomma, estiva e anche autunnale. Quest'anno ripropongo sempre, comunque, da ormai da anni, i miei cavalli di battaglia, lo spettacolo omaggio a Pasolini, che oramai sono quasi 10 anni che lo sto portando in scena, e finché è richiesto ci terrei a portarlo in scena. Caravaggio, che è ovviamente lo spettacolo più richiesto in questo momento. Diciamo che nelle mie tappe teatrali Caravaggio è al primo posto, poi c'è lo spettacolo Omaggio ad Alda Merini, che è più contenuto, è uno spettacolo che tendenzialmente va più verso la stagione autunnale-invernale. Tu, tra l'altro, hai avuto il piacere di conoscere Sì, Alda Merini. io l'ho conosciuta 2 o 3 anni prima che morisse Alda, e diversi anni dopo ho voluto, un po' sollecitato, ho voluto rendergli omaggio con questo piccolo spettacolo, forse il più intimo dei miei spettacoli. E poi c'è questa nuova produzione su García Lorca, e ad ottobre ci sarà invece il debutto con uno spettacolo che riprendo, uno spettacolo che avevo già scritto circa 10 anni fa sul Teatro Il Eduardo, e che a ottobre mi vedrà protagonista in scena con questo spettacolo nuovo. Qui diciamo che sono dei personaggi molto importanti, sia della storia, sia della letteratura, del giornalismo, siamo Pasolini, Eduardo per il teatro, Caravaggio per quello che è stato una pittura. Per cui sono dei personaggi sicuramente molto importanti, molto, per me è molto bello poterli raccontare. E soprattutto anche ai giovani, che non tutti conoscono Pasolini, sicuramente di più Caravaggio, pochi un po' meno Alda Merini e Perché García al Lorca. liceo, e almeno io, vabbè, non l'ho fatto tanti anni fa, quindi qualcosa mi ricordo. A parte qualcosa di García Lorca, ti dico la verità, di quelli che mi hai citato tu, è un peccato. Vabbè, sì, Caravaggio, insomma, qualcosina, però gli altri che citi difficilmente vengono affrontati al liceo. Assolutamente sì, questo è un problema. Io soprattutto me ne sono accorto con lo spettacolo L'odore della notte, che è questo spettacolo omaggio a Pasolini, ma ho anche trovato, devo dire, un grande entusiasmo, soprattutto da parte dei giovani. Sono stato invitato in alcune università, sono stato invitato in alcune scuole superiori, e devo dire che l'interesse c'è. E ovviamente i giovani vanno stimolati su alcuni argomenti, su alcune cose, perché non è che poi diciamo tutto viene un po' calato così. Sappiamo perfettamente che ci deve essere un po' lo stimolo da parte, credo, degli adulti per proporre anche delle riflessioni su questi personaggi. Sono personaggi veramente, tra l'altro, non solo importanti, ma hanno segnato il loro tempo e sono arrivati a noi perché ovviamente tutti questi personaggi sono attualissimi. Ecco, ciò che lega questi personaggi, diciamo che Alda Merini forse è la nostra contemporanea, credo
credo che Alda abbia bisogno ancora un po' di tempo per maturare anche una riflessione, una conoscenza maggiore da parte nostra. Ma se parliamo di Pasolini, di Caravaggio, soprattutto García Lorca, ci rendiamo conto che sono personaggi appartenuti ad epoche completamente diverse, penso a Pasolini, Caravaggio, García Lorca, però che hanno sicuramente inciso molto in quello che è la cultura del loro tempo e per arrivare fino ad oggi a noi, assolutamente. Sono estremamente attuali, cioè se vivessero oggi sarebbero, concedimi questa parola, sul pezzo. Assolutamente, se penso a un Pasolini, a un Pierpaolo Pasolini, penso che oggi è più attuale del suo tempo. Ma d'altra parte, vedi Andrea, i personaggi appartengono, molti di questi personaggi appartengono più al tempo che li scopre. In Caravaggio racconto questa cosa. Caravaggio non appartiene al 500, 600, cioè sono artisti che Caravaggio ha scoperto nel 900, per cui appartiene al nostro tempo e gli artisti appartengono al tempo in cui vengono scoperti, perché quella di Caravaggio è stata una conoscenza lenta, non è stata improvvisa, non è stata veloce, ma è stata molto maturata nel corso. Teniamo presente che Caravaggio per tre secoli, per 300 anni, è stato completamente seppellito, completamente le sue opere non più quasi viste, è stato censurato, diciamo un po', questo perché la sua vita è comunque stata una vita molto tribulata e forse la sua vita ha superato la sua arte, potremmo dire, per cui è diventata molto più chiacchierata la sua vita rispetto alla sua grande arte. Ecco questo, per cui sono personaggi molto attuali e che raccontano, sono in grado ancora di raccontare delle verità, sono di metterti in una situazione di riflessione anche sui temi di questa società di cui oggi noi viviamo. Questa è la loro grandezza. Il loro pensiero, che non è un pensiero che è andato fuori moda, ma che ritorna prepotentemente a farci riflettere. E sulle libertà, pensiamo a Pasolini e pensiamo a quanto ha pagato con la vita la sua ricerca della libertà, per esempio. García Lorca uguale, ma lo stesso Caravaggio, che è stato rivoluzionario nel suo modo di intendere la pittura del suo tempo, è stato controcorrente. Ecco, forse è qui la forza di questi personaggi, sta proprio nella loro diversità, che è una cosa molto preziosa, la diversità. Quanto si rivede Paolo Danna nei suoi due spettacoli, quindi in Caravaggio e in Pasolini? Cioè, cosa c'è in loro di te? Ma guarda, io penso che Pasolini appartiene al mio tempo, per cui io diciamo che lo conosco molto bene, perché i ragazzi della mia generazione hanno seguito Pasolini come giornalista, come saggista, come cineasta, abbiamo guardato tutti i suoi film, letto tutti i suoi articoli sui giornali ed era un personaggio molto seguito dai miei giovani. Credo la ricerca anche della verità, no? L'affermazione dei diritti, per esempio, no? E questo c'è in me, questo mi ritrovo molto nella forma mentale anche di questi personaggi, soprattutto per quanto riguarda i conflitti della società, no? Se oggi noi parliamo della libertà, Pasolini era un omosessuale negli anni 70, in anni sicuramente difficilissimi in cui affermare questa cosa non era come oggi. Bisogna fare un po' attenzione anche oggi. Sì, però no, ecco, molto sono oggi, ironico, però certo, effettivamente ma in alcuni contesti non è ancora così semplice come dovrebbe oggi, essere. Certo, però proviamo ad immaginare, ecco, quanto coraggio ci è voluto, ecco perché oggi sarebbe stato più capito, certo, in un contesto di società come la nostra. Penso ad Alda Merini, la sofferenza della solitudine di questa donna che scriveva e a cui nessuno dava retta e che comunque il manicomio e tutta questa vita molto tribulata e questa forza
anche di non aver mai, per esempio, accusato nessuno. È colpa tua, colpa mia. No, Alda è stata una donna che si è presa la sua croce sulle spalle e se l'è portata. Penso alla bellezza di García Lorca, questo ragazzo di 30 anni che viene ucciso così, solo per il gusto di uccidere un poeta. Non certamente era un estremista, non certamente era un militante. Strano, ma viene ucciso per le sue idee, certamente, anche per la sua diversità, assolutamente, e che però fa in tempo a scrivere pagine meravigliose, teatro, poesia, la ricerca musicale sull'Andalusia, e sono ovviamente personaggi importanti, personaggi che veramente hanno dato molto, in tempi in cui forse. Non era così facile dare, no? Non era facile affermare anche un pensiero di libertà, di indipendenza anche culturale di quel tempo, questo sicuramente. Ecco, tu hai scritto anche dei libri e farai anche delle presentazioni di questi libri, 10 se non erano scritti Sicuramente all'incirca, dei cioè libri, ufficialmente, poi mi hai detto che ce ne sono tanti nel cassetto che ma probabilmente penso, usciranno a sì, breve, anzi, spero diciamo escano a che. breve. Si scrive molto di più rispetto a quanto spesso si pubblica. Sì, diciamo che le mie tournée teatrali sono anche le tournée dei miei libri, che viaggiano con me in teatro, per cui sono come dei figli che mi porto dietro e che. Vivono il mio tour teatrale, anche loro hanno uno spazio all'interno del mio tour teatrale. Intanto molti di questi libri hanno a che fare con il mio teatro, penso al mio piccolo libro su Caravaggio, l'omaggio a Pasolini, il mio libro di racconto sul mio incontro con Alda Merini, per cui ci sono, al di là di alcuni libri di poesia o qualche romanzo, ci sono anche una serie di libri che sono legati anche al mio teatro. Per cui sono molto legato a loro e li porto volentieri con me. Sì, li porto e vedo che il pubblico apprezza molto assolutamente il fatto che possa a volte proporre, dopo magari lo spettacolo, ci si sofferma un pochettino anche a discutere su questi libri. Ecco, perché tendenzialmente si trovano principalmente dopo gli spettacoli, cioè tu non, nel senso non li hai diffusi per le librerie o No, online. io vendo Ah, ok, online sì, online, ok. però diciamo che ritengo di essere fortunato perché ho un canale che altri scrittori, anche molto bravi, non hanno, perché ovviamente non facendo teatro, io ho un canale che è quello teatrale che mi permette di portare, di proporre anche i miei libri in un tavolo all'interno della hall teatrale, tutto così. Per cui diciamo che è un veicolo sicuramente privilegiato, questo lo posso ovviamente dire. Per cui questo è bello. Sì, diciamo che anche online si trovano, sulle piattaforme online si possono trovare tutti i miei libri, si possono acquistare assolutamente. Ecco, tu, allora, appunto, la tua carriera è lunghissima, 40 anni di carriera, non diciamo quanti anni hai, perché comunque ne dimostri meno di quelli che Non lo hai, diciamo, non lo diciamo, non va si bene? chiedono gli anni o sì. Esatto, siamo d'accordo. Però volevo chiederti questa cosa, io so che tu per 30 anni sei stato, tra virgolette, dietro le quinte, quindi hai fatto l'autore, hai seguito tanti altri giovani e meno giovani, cioè gli hai dato una mano a realizzarsi a livello teatrale. Come mai hai iniziato così tardi? Beh, insomma, tardi per modo di dire, però nel senso non hai iniziato subito tu a buttarti sul palco, no? No, no, assolutamente, io sono giovanissimo per quanto riguarda il palcoscenico, sono un debuttante perché da 10 anni soltanto, e come dici tu, ho iniziato prestissimo a fare teatro, intorno ai 20 anni. Credo che è una domanda che molto spesso mi hanno fatto questa, come mai così tardi? Vabbè, io penso che c'è un tempo per le cose e che molto spesso questo tempo non lo puoi anticipare per una serie di ragioni. Ero un po' più timido,
salire sul palcoscenico devi volerti molto bene. Affrontare il pubblico dai dietro le quinte è sicuramente un'altra cosa. Salire sul palcoscenico in qualità di attore o narratore, quello che si dice, sicuramente è diverso. Servono. Per cui sono arrivato un po' tardi, ma direi anche pronto. Ecco, diciamo che ero pronto, che forse, e non per modestia così, no, ero prontissimo. Dovevo solo avere il coraggio di propormi in una veste così nuova, cioè rompere veramente il ghiaccio, sì, cioè rompere questa paura del palcoscenico, perché chi... Molti dice, strano che una persona così ce l'abbia, eppure sì, può capitare. Ho sempre vissuto il mio essere persona di teatro attraverso gli altri artisti, per cui io ho sempre vissuto in modo meraviglioso questo mio ruolo di autore, regista, così. È molto diverso da salire sul palcoscenico, sicuramente, perché sul palcoscenico ti devi confrontare con una platea e hai ovviamente così, però è bellissimo, un'esperienza veramente meravigliosa che spero che possa continuare finché posso, ecco, cioè nel senso che non essendo più un ragazzo comincio ovviamente. C'è un aneddoto magari a cui sei più legato rispetto a qualche spettacolo, o un teatro particolare, una platea particolare che ti è piaciuta più di tante altre, oppure che ricordi anche per aneddoti simpatici, magari per qualcosa di tuo, insomma, emotivamente? Ma vabbè, il mio debutto a Bellano è stato sicuramente, cioè, ero quasi ubriacato per avere il coraggio di uscire, no? A sipario chiuso, poi quando il sipario, chi fa teatro sa che quando si apre un sipario tutto si ricompone magicamente, succede qualcosa che è incredibile, no? Fino a un minuto prima era il caos cosmico e poi invece così. Ho avuto il piacere di visitare tanti teatri, di essere in occasioni importanti, penso l'invito a Taormina, al Tau Book Festival, o a Matera, a Roma con Pasolini. Posso dire che c'è stata una serata 2 anni fa fatta a Trapani, credo che una serata che mi porterò per sempre, e su invito dei magistrati di Trapani mi hanno chiesto se portavo in scena Pasolini in omaggio a Paolo Borsellino, ed è stata una serata che è andata oltre quello che era l'aspetto ovviamente teatrale. Con un carico forte di responsabilità, no? Immagino. Che cosa, mi ricordo questo giovanissimo magistrato che mi chiese che cosa poteva in qualche modo legare due personaggi come Pasolini e Borsellino. Ovviamente personaggi molto diversi, molto diversi per estrazione sociale, anche culturale, ma anche politicamente diversi. Insomma, c'era una cosa che li lega, e quello che li legava è la sete di verità, la ricerca della verità che entrambi hanno avuto ed entrambi hanno pagato con la morte. Ecco, questo era il legame che poteva, cioè la ricerca di libertà non è necessariamente di destra o di sinistra o cose varie, no, sono individui che in modo diverso hanno percorso una strada alla ricerca veramente della verità su fatti gravissimi accaduti, parliamo di Pasolini e gli anni 70, la sua ricerca, il suo essere contro un certo tipo di potere, un certo tipo di capitalismo, e parliamo ovviamente di Paolo Borsellino. Beh, cosa c'è da dire? Credo che sappiamo tutti questa lotta alla mafia con Falcone, per cui diciamo che è stata una serata emozionante, piena di responsabilità da parte mia, veramente ho sentito un carico, un peso enorme, perché mi rendevo conto di rappresentare in quel momento un uomo
un uomo così importante che ha fatto veramente tanto per il nostro paese, che veramente ha pagato con la vita, un prezzo altissimo, con la propria vita. Questo poi tante le serate, un incontro con Gino Strada a Torino, in una serata con Emergency. Tanti, faccio un po' fatica, non vorrei nemmeno dire più o meno quelle, però ci sono state delle serate che sono andate oltre la serata in sé teatrale. Sì. Ecco, credo che questo per un artista, per il percorso di un artista, può essere sicuramente molto importante. Quindi c'è tutta anche l'empatia, l'emotività e il creare magari anche un legame con la terra in cui in quel momento ti trovi. Assolutamente, assolutamente. Il teatro è un viaggio meraviglioso, al di là del mestiere, al di là della capacità più o meno del mestiere, del farlo, ti porta a conoscere, ti porta a conoscere luoghi, ti porta a conoscere persone. Ci sono relazioni che nascono, ci sono amicizie che nascono. Io veramente ho amicizie in tutta Italia, ci sentiamo tramite i social, ovviamente, però è così è bello, questa è la cosa forse oggi per me più importante del mestiere, della capacità, che può anche esserci dopo tanti anni, però credo che questo, l'incontro, ecco, uso questa parola, l'incontro, incontrare il pubblico, poter comunicare dei sentimenti, delle emozioni, c'è questa empatia, questo feeling che si costruisce tra chi sta su un palcoscenico e chi sta in platea, è uno scambio emozionale. Tu senti, scusami se ti interrompo, cioè percepisci sempre la platea quando stai interpretando i tuoi personaggi? Tantissimo, subito, immediatamente, mi bastano pochi minuti e capisco quasi immediatamente il clima in cui sono, e devo dire che è sempre stato bello, devo dire che è sempre stato molto gratificante per me, ma soprattutto la ricchezza dello scambio delle emozioni, perché il teatro non è solo salire su un palcoscenico e raccontare una storia, quello ci sta. Bisogna vedere come la racconti. Bisogna vedere uno come la racconti la storia, a chi la racconti, e soprattutto quello che rimane al pubblico. Una volta mi ricordo che un ragazzo giovanissimo mi disse una cosa bellissima dopo uno spettacolo di Pasolini, si avvicinò in un modo molto timido e mi disse: guardi, io volevo ringraziarla perché lei questa sera per la prima volta mi ha fatto amare la poesia. Ecco, allora io penso che la cosa più bella che quella sera mi sono portato a casa era questa frase, perché vuol dire che sono arrivato al tuo cuore, vuol dire che sono arrivato a te, vuol dire che allora il mio è stato un buon lavoro, questo sicuramente. Questo è molto bello. Assolutamente. Paolo, parliamo di qualche tappa del tuo tour, che appunto mi dicevi è già iniziato, però ne hai talmente tante che insomma c'è modo di venire a vederti, ecco. Sicuramente sono tante tappe in Lombardia, qui in provincia, tra la provincia di Sondrio, di Como, Lecco e Bergamo, ma anche Crema, Cremona, diciamo. Poi ci sono delle tappe abbastanza particolari. Beh, sono tante le località, tante le tappe, tutte importanti, che siano piccole località o anche grandi città. Anzi, molto spesso nelle piccole località ci si ritrova anche con amici, per cui questo per me è veramente molto, molto bello, molto interessante. Poter rivedere anche persone, e questo il teatro ti permette di fare questo bellissimo viaggio, che è molto importante alla fine. Il 27 sarò di giugno a Piacenza, sarò a Bergamo a settembre con Pasolini, poi c'è il mio tour in Sicilia, sono a Torino il 4 di agosto con Caravaggio, sono a Reggio Emilia i primi di novembre con a teatro Ruggero Ruggeri, un teatro importantissimo, a Guastalla. Per cui sono veramente tanti, faccio un po' fatica a ricordare tutto e non vorrei poi particolareggiare.
Sono tante, tante, sono a Turate, sono a Como, a Sondrio, per cui... Le informazioni le troviamo poi sui tuoi canali social? Sì, ho una pagina Facebook, lo so che le pagine Facebook... Però ho una pagina Facebook che è molto seguita, pubblicherò nei prossimi giorni, la settimana prossima sicuramente il calendario. Sono due calendari, uno quest'anno è il calendario un po' letterario con gli incontri in cui presento i miei libri e uno è un calendario teatrale con tutte le tappe mese per mese. Ok, quindi lì tutte le informazioni per chi ovviamente volesse venire a vedere i tuoi spettacoli o insomma anche le presentazioni dei tuoi libri. Assolutamente sì, e veramente spero, lo dico sempre, di poter incontrare nelle serate amici, persone che ormai in qualche modo comunque ho anche un pubblico che mi segue, questo è molto bello, ti dà energia. Ti rende felice, ti stanca però ti rende anche felice. Ti stanca ma poi ti ridanno loro, il tuo pubblico sì, ti ricarica, dai. Assolutamente sì. Bene, io allora ringrazio davvero di cuore Paolo Danna per questa intervista perché so che non si presta spesso a stare davanti alla telecamera, quindi grazie davvero di cuore. Preferisco palcoscenico alla telecamera, però va bene. No, ti ringrazio io te per questa conversazione. Per questo scambio di informazioni, veramente ti ringrazio. E allora tutti a vedere Paolo Danna, mi raccomando, alla prossima intervista!